Albert on Fire, 8 e 10 minuti, ben ritrovati qui su Crystal Radio, ben ritrovati con Good Morning Milano. Eccoci, caro mio Lorenzo. Seconda ora di trasmissione. Seconda ora di trasmissione e sentite sotto una voce, è quella di Simone Lunghi. Buongiorno Simone. Buongiorno Fabio, sei in questo momento, siete tutti su una cargo bike e c'è caricato dietro il fotografo di Milano, Andrea Cherchi. Ah, spero che non sia caduto, perché non lo riesco a vedere. Beh, lo posso dire, forse sarà una battuta, lo senti se ce l'hai su, lo senti. Sì, lo sento un po', sì, lo sento un po'. Allora, iniziamo col sorriso, ma il tema è molto importante invece. Dove sei, cosa stai facendo? Il tema è il compleanno della ciclabile di Viale Monza. In questo momento c'è una roba allucinante, c'è un camion che ha rischiato di tirare sotto una che stava pedalando sulla ciclabile protetta, peraltro, quindi la situazione è, come al solito, molto grave. È il compleanno, l'abbiamo fatta un anno fa e abbiamo deciso di rifarla. L'anno scorso, tra l'altro, non so se vi ricordate, era stato l'evento a poche ore dalla tragedia che aveva coinvolto Luca, il ragazzo travolto dal tram in via Tito Livio. Sì. E purtroppo da allora ci sono stati parecchie altre persone che sono cadute nel traffico milanese, non solo ciclisti ma anche e soprattutto pedoni che attraversavano la strada sulle strisce, che camminavano sul marciapiede, che erano fermi ad aspettare il verde per attraversare la strada. Quindi insomma ci sono delle situazioni che non sono più tollerabili e quindi siamo qui sperando di non doverla più fare, perché a Milano ci devono essere meno auto e più rispetto. Com'è l'affluenza? È protetta bene oggi questa ciclabile di Viale Monza? La Viale Monza è molto partecipata, la protezione ci proviamo, chiaramente la protezione da parte di una bicicletta posteggiata sul confine della ciclabile protegge dal malcostume di posteggiarci sopra, ma se di fianco sulla corsia una macchina perde il controllo e non va rispettando i limiti, la protezione serve a poco. Chiaramente va bene. Allora Simone, io ti ringrazio, okay, ti lascio pedalare, grazie a voi, grazie anche per quello che state facendo. Salutaci Andrea Cherchi, okay, grazie mille, ciao.